il prisma, quello che lui ha, dice che non è, dice che non ha questo cosettino bianco, ma questo è il dissipatore di calore. Quello che è arrivato a lui è completamente nero, però per il resto il prisma è lo stesso. Ora, se io tolgo questo e tolgo qui, se ci riesco a farvi vedere, allora uno si può ben notare che dentro non c'è nessuna rottura, non c'è nessun problema da lui indicato, il diaframma funziona, ecco qui il diaframma, ecco, vedete, ecco qui funziona. Non c'è nessun problema e non c'è nulla di rotto, lo vedete? Il prisma all'interno, vedete? Entra la luce, tutto a posto, non ci sta niente di rotto. Quindi lui mi vuole denunciare l'associazione consumatori, faccia pure. Da parte mia io ho sostituito il prodotto, ho ritenuto opportuno e a coscienza, visto che parliamo del sole, di mandargliene un altro, propriamente per evitare, sapete, si parla del sole, non di evitare problemi, mandiamo un altro, un prodotto diverso, non diverso, di un altro brand, sempre prima di Hersheys. E quindi, cioè, se lui non voleva il prodotto, poteva fare anche il diritto di recesso, cosa che non è stato chiesto, perché come previsto per legge il cliente può chiedere il diritto di recesso senza dover spiegare nulla. Ovviamente il diritto di recesso è molto chiaro, lo abbiamo anche scritto sul sito, eccetera, eccetera, quindi rispettiamo appieno la legge. Ora questo signore ci deve spiegare quale sia il problema di questo prisma, quale sia il difetto, che noi ne avevamo unico pezzo, ultimo pezzo disponibile, quindi gli altri arriveranno per il nuovo anno. Che cosa aveva di problema questo qui? Che problema ha questo qui che gli è arrivato lui, che alla fine per una confezione di plastica e per un cerchio bianco, alla fine al massimo potevamo anche, se lui ci contattava bonariamente, potevamo anche dire vabbè, la confezione di plastica, ti do 5 euro di rimborso, 10 euro di rimborso, te la vai a comprare. Cioè, non, parliamoci chiaro, non è questo che influisce sul prodotto, questo è il contenuto, questo è stato fatto con questa, l'altro è stato fatto che c'è il cartone, ma non cambia totalmente nulla. Anzi, noi abbiamo cambiato con un altro marchio propriamente per non avere problemi, cioè nel senso per far sì che il cliente non avesse problemi, per evitare che ci fosse qualche problema, per coscienza, nel senso non perché uno non è il proprio dovere doverlo fare, dover cambiare il prodotto, cioè il prodotto va cambiato, ma se c'è un problema, però il problema non sussiste, non c'è, quindi io gliel'ho cambiato lo stesso. Ma per una questione anche perché comunque dice vabbè, stiamo parlando, torno a ripetere, parliamo del sole che è un qualcosa da osservare di delicato. Quindi ho detto vabbè, tanto alla fine sono uguali, sono stesse cose, c'è il marchio che cambia, ma la funzionalità dello strumento è lo stesso. Quindi ora io non saprei proprio più che cosa dire sinceramente, perché mi sento accusato ingiustamente sui social, mi sento accusato da questi personaggi che si ritengono al di sopra degli altri. Io bonariamente sto cercando di togliere tutto, perché fare denunce, cose, costi di avvocato e questo e quell'altro. Cioè, poi rovinare, siamo già in un periodo particolare, tra guerre e problemi, pandemie e questo. Cioè, non lo so che cosa dire sinceramente, che uno ci rimane pure male. Però dico, vabbè, io se questa persona non vuole ragionare,
vuol dire che uno è costretto, cioè non è che uno lo vuole fare, ma è lui che porta a far fare una denuncia cautelativa, una querela per diffamazione inutilmente, perché alla fine, perché in cosa non va questo prodotto? E poi tutti pure gli altri che scrivono, oh, sì, ottica telescopio, non mi trovo, non è buono, quest'altro, quell'altro, cioè, ma che c'avete da ridicondro ottica telescopio? Ma che vi mettiamo le mani in tasca e vi rubiamo? Vi togliamo qualcosa di soldi? Cioè, noi alla fine non vi facciamo niente. Una vendita può andare bene, può andare male. Come un cantante può piacere, non può piacere. Ma non è che lo vada a mettere sui social o a diffamarlo, a offenderlo, danneggiando un'immagine di una persona che lavora di questo. Per che cosa? Ma per un po' di plastica? Per un coso bianco? Cioè, ti mando l'etichetta, ti mando il cerchio bianco e ce lo applichi. Cioè, non capisco il senso. Cioè, noi dovevamo rispondere a che cosa? Fare un qualcosa in merito a cosa? Cioè, che cosa dobbiamo replicare? Che poi qualcuno dice, raccontate tutto. Ma io voglio, che racconto? Questo è quello che devo raccontare. I fatti. Ma non mi metto di nome, come contranome, come è bello, come sta a fa lui. Perché poi alla fine, cioè, chi legge dice, oh, mamma mia, ma chi è che sta... Cioè, parlare di truffa vuol dire che io ti ho tolto dei soldi e non ti ho dato nulla. O ti ho imbrogliato, ti ho dato un qualcosa. Cioè, la truffa dove sta? Ma l'associazione consumatori, ok, in cosa non sono stato un venditore che non ha rispettato il codice del consumatore? Cioè, non mi sembra che io non ho voluto fare qualcosa, non ho voluto fare un cambio, non ho voluto mettermi a disposizione. Se non volevo sto prodotto, bastava applicare il diritto di recesso, punto. Quando lui ha acquistato sul nostro sito, ha accettato le condizioni di vendita. Le condizioni di vendita sono chiare. Quindi è inutile che poi dopo ci mettiamo a lamentare. Allora, prima di acquistare, io leggo le condizioni. Mi convengono? Sì. Non mi convengono? No. Ma poi sono condizioni che si rispettano la legge, cioè il codice del consumo rispecchiano quello che la legge dice. Non è che quello che dico io, quello che la legge dice. Cioè, io sono veramente dispiaciuto, ma nauseato di questi comportamenti, perché ci attaccate, ci bombardate, ma per che cosa? Non vi piace ottica telescopio? Va bene. Siete contro perché siamo del sud? Non lo so. Non è chiaro questa concezione. Non lo so qual è la cosa di traverso contro ottica telescopio, pur non facciamo niente di male, non mettiamo le mani in tasca a nessuno. Chi si fida di noi e acquista da noi lo ringraziamo, chi non vuole acquistare da noi, pazienza. Ci saranno occasioni per dimostrare che alla fine siamo anche noi dei bravi venditori, come ce ne sono tanti altri bravi. Certo, ci saranno anche i cattivi, ma io non mi metto a dire sui social chi è cattivo e chi è bravo. Non vado a fare questo, se ho qualcosa da ridire, contatti il venditore, senti, amico caro, tu hai fatto questo, questo, questo e questo per lei. Ok, penso di stare nel giusto, contatto l'associazione dei consumatori e mi faccio valere, ma se sto nel giusto, ma se il venditore ha fatto il suo dovere, mi ha cambiato il prodotto, me ne ha dato un altro. Cioè, mo sta a fare una polemica per una custodia di plastica, per un cerchietto bianco. E poi ci sono chi da manforte a questo signore. Io non so che cos'altro dire. Quello che gli posso dire, rifletta. Perché qui nessuno la sta minacciando, nessuno sta facendo nulla contro di lei e nessuno le sta negando nulla. Noi abbiamo sostituito il prodotto, abbiamo fatto il nostro dovere. Mo le dice che è per una custodia e per un cerchietto bianco. Non lo so. Comunque,
Io ho finito quello che dovevo dire, non vado oltre, non dico oltre. Poi, se il Signore vuole andare avanti, ci saranno le opportune sedi dove discutere di questa cosa e ci sarà chi valuterà, scusate, i fatti. Cioè, a pro di cosa, non lo so. Cioè, siamo in un periodo già particolare. Fare questioni per inutili, per cose che non esistono. Però, se lui pensa che ci sia un problema, non so che dire. Se per gli altri siamo antipatici, ci dispiace, mi dispiace che non vi siamo simpatici, mi dispiace che non sopportate Ottica Telescopio, mi dispiace che se è successo qualche cosa, che qualcuno si è trovato male, ce lo faccia presente in modo tale. Ma in forma privata ci scrivete e noi cercheremo di migliorare i nostri servizi, cercheremo di migliorare quello che possiamo fare, ma sempre rispettando la legge, non quello che io penso che voglio che sia così. Perché questo è un lavoro, noi nulla rubiamo agli altri, ma nemmeno dobbiamo perdere. In questo caso ci stiamo rimettendo la faccia. Il lavoro. La professione è tutto per che cosa? Che posto signore ha messo feedback negativi ovunque può. Ovunque può. Bah, comunque, mi dispiace in tutto e per tutto. Ora, bah, non so più che dire, perché sinceramente divento ripetitivo. Sono dispiaciuto soltanto. Mi dispiace per questo video poco felice, però avevo il bisogno di parlarne, di dirlo, di esprimermi, immaginando di parlare in faccia a questa persona, di parlargli di persona, di parlargli negli occhi. Cioè, immaginate che quello che fate a noi, quello che fate a me, è come se fossi un figlio vostro. E qualcuno faccia di questo male. Voi come vi sentite? Ripeto, se io fossi veramente un truffatore, se fossi realmente qualcuno che non sa lavorare, che non fa le cose fatte bene, vi darei ragione. Ma cerchiamo di fare il nostro meglio. Siamo del sud, ma questo non significa che siamo truffatori. Non vuol dire che imbrogliamo. Comunque, a voi le conclusioni. Se avete qualcosa da dirmi, me lo potete dire. In forma privata, me lo scrivete. E basta. C'è poco da dire. Sono dispiaciuto e basta. Ciao a tutti e buon fine settimana. E spero che questo video vi faccia riflettere, che comunque noi non abbiamo truffato nessuno, non abbiamo rubato nessuno e non abbiamo fatto niente contro nessuno. Se c'è qualcosa che non va, a volte bisogna parlare prima di agire, perché forse parlando umanamente si riesce a capire. In questo caso invece l'umanità è stata calpestata. La mia. Ciao.